Cambiano ancora le regole della campagna di vaccinazione in Italia con il governo che ha deciso di estendere la somministrazione della terza dose anche agli over 40. Questo significa che dalla data del 1° dicembre, oltre ai soggetti immunocompromessi, oltre agli operatori e agli ospiti delle RSA, oltre agli over 60 e agli operatori sanitari, la terza dose sarà somministrata anche ai soggetti over 40. Un balzo in avanti quello del governo, che di fatto con una sola mossa, con un solo passaggio, va ad includere nella campagna di vaccinazione i soggetti dai 40 ai 50 anni e dai 50 ai 59. Inizialmente si pensava che il via libera potesse arrivare solo per gli over 50 in un primo momento, invece forse anche alla luce della ripresa dei contagi, alla luce dei nuovi dati dell'IS che mostrano come il vaccino sia meno efficace a distanza di 6 mesi, il governo ha deciso di fare un balzo in avanti già prima della fine del 2021. Quindi, dal 1° dicembre, la somministrazione della terza dose è aperta e raccomandata anche agli over 40 e deve avvenire ad almeno 6 mesi di distanza dal completamento del ciclo vaccinale, quindi dalla somministrazione della seconda dose, a meno che non si è stati vaccinati con Johnson & Johnson, che è un vaccino monodose. In quel caso la somministrazione della terza dose deve avvenire a 6 mesi di distanza dalla prima ed unica vaccinazione. Quale vaccino sarà utilizzato? Saranno utilizzati, a prescindere dal vaccino con il quale si è stati vaccinati nella vaccinazione ordinaria, saranno utilizzati vaccini mRNA, quindi significa Moderna o Pfizer. Questo significa vaccinazione eterologa, ad esempio per chi è vaccinato con Johnson & Johnson. Per quanto riguarda gli effetti collaterali, al momento i dati concreti a disposizione sono pochi, quelli che abbiamo mostrano che si tratta di fatto degli stessi che sono stati registrati dopo la somministrazione della prima e della seconda dose, quindi dolore in sede di iniezione, possibile febbre, mal di testa, dolori articolari. Non si registrano al momento casi gravi o decessi in seguito alla somministrazione della terza dose, ma ovviamente si tratta di dati in continuo sviluppo e oggetto di continua analisi.